Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Attualità Italiana. Iniziamo subito con un'intervista perché domani, l'11 febbraio, è la giornata internazionale della donna e della ragazza, delle donne e delle ragazze nella scienza. Un appuntamento per noi molto importante e molto significativo che vogliamo festeggiare e ricordare con un'invitata speciale che è già qui con noi e che non vogliamo far aspettare, la professoressa Donatella Marazziti, psichiatra, medico, psichiatra. Pensate, è tra i 10 psichiatri più importanti d'Italia, autrice di ricerche estremamente originali e apprezzate nel mondo scientifico, è psicofarmacologa, autrice di numerose appunto sia pubblicazioni scientifiche che volumi, fa parte del gruppo di studio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per la psichiatria per il disturbo ossessivo-compulsivo. Insomma, alla professoressa Marazziti l'abbiamo invitata con un doppio ruolo, da un lato per parlarci di donne nella scienza e dall'altro lato però anche per parlarci d'amore. Adesso tra poco state con noi e come sempre non ve ne pentirete e scoprirete perché. Allora, intanto buongiorno e benvenuta, professoressa Marazziti, grazie per essere con noi. Incomincio con la prima domanda, che è una domanda provocatoria. È ancora necessario festeggiare la giornata della donna nella scienza? Io credo che non si deve mai perdere occasione di festeggiare, quindi sono promotrice anche una giornata degli uomini nella scienza. Il fatto che si senta bisogno di sottolineare la presenza femminile nel mondo della scienza e del lavoro vuol dire che ci sono ancora delle diseguaglianze. E comunque ben venga, mi fa molto piacere che ci sia da anni questa iniziativa, perché, diciamo la verità, per le donne è più difficile raggiungere dei livelli apicali nei vari settori in cui comunque noi ci dedichiamo. Lei dice è più difficile perché si sceglie ancora meno. Quando io ero più piccola all'università dicevano che c'era una specie di autoesclusione, si scelgono meno le facoltà scientifiche perché sono più, non so se sono più difficili, però Meno richiedono. adatte, si diceva, sono meno adatte, mentre non so, ci sono stati anche dei film premiati a Hollywood recenti in cui poi alla fine le esplorazioni spaziali della NASA sono dovute all'intervento delle donne, eh? E non ci dimentichiamo che quando gli uomini combattono al fronte sono le donne che le rimpiazzano in tutti i vari settori. E Certo. questo, Sam, e funzionano molto bene. Quindi Nei sì, suoi c'è un bias film. culturale, diciamo un pregiudizio culturale, certi aspetti, certe professioni non sono adatte. Quando io mi sono iscritta a medicina, no, che gli amici di famiglia dicevano: farai pediatria, vero? Dico no, sono sicura che non farò mai pediatria. Quindi c'è un po' questo aspetto culturale, però io sono laureata da 40 anni, ormai è tutto un po' tramandato, passato, sì. Appartiene al passato, però si fa fatica perché comunque sei sempre giudicata per il tuo aspetto, sei sempre giudicata, ti guardano sempre come un po' ti vesti, se un giorno non sei al top, ah, ma che sei depressa, sono sempre un po' queste frasi in un qualunque ambiente anche di cultura elevata che sempre ti richiamano alla tua condizione di donna. Nei suoi team, professoressa, ci sono, immagino, anche molte ricercatrici senior, ma anche giovani. Sì. Che consigli, in occasione di questa giornata, che consigli, qual è il suo consiglio chiave per delle giovani ricercatrici? Ma io dico a tutte le persone, in qualunque ambito si vogliono applicare, di seguire il cuore.
ma un cuore che deve essere assistito dal cervello, cioè dalla logica. Nel senso, un po' come diceva Einstein, la logica serve a risolvere un'equazione, ma tutto il resto si fa col cuore. Quindi anche le più grandi scoperte, nel senso e ricerche, si fanno per quell'intuizione improvvisa che viene, che sentiamo dentro di noi. E quindi noi dobbiamo assolutamente seguire le nostre passioni. Il cervello e la logica ci danno la perseveranza e gli strumenti per portare a fondo e per realizzare i nostri sogni e ciò che realmente vogliamo. Quindi ascoltiamo il cuore. Professoressa, Col mi piace cervello tanto. attaccato, Con il cervello eh? attaccato. Se Allora, visto che è no ci andata su. porta alla rovina, eh? Visto che è andata sui temi di cuore, l'altra occasione che abbiamo presto è San Valentino, tra qualche giorno. Vabbè, che è una festa un po' romantica, però in realtà l'innamoramento, invece l'amore, l'innamoramento ha anche degli aspetti scientifici. Allora, quando ci si innamora si diventa folli, frase sua che ho trovato. Sì? Sì, meno male che è una bellezza, è una cosa meravigliosa. Si diventa folli perché da quel poco che sappiamo, insomma, siamo un po' all'inizio degli studi in questo settore, se facciamo una fotografia del cervello, vediamo che sono accese tutte le aree delle emozioni e quella famosa corteccia prefrontale che è un po' il freno della nostra vita, che non ci fa essere impulsivi, la logica funziona molto meno. E c'è una specie di diluvio di neurotrasmettitori, di messaggeri chimici del cervello, alcuni si riducono, altri aumentano, un po' come avviene, sempre in base a quello che si sa, in molte patologie di competenza psichiatrica. Quindi l'innamoramento è una vera e propria follia dal punto di vista neurobiologico. Però un problema che ahimè non dura, nel senso che perché l'organismo non può tollerare questi sconvolgimenti per un lungo periodo. E però se siamo fortunati, l'altro ci contraccambia, diventa un'altra cosa, che è poi quel sentimento duraturo che è l'amore. Io dico sempre che l'innamoramento è una follia temporanea, ma ci pensi bene, ci fa trovare affascinante, meraviglioso, la persona migliore del mondo, uno sconosciuto o una sconosciuta, e diventa più importante dei nostri familiari, dei nostri parenti, che fa scatenare delle guerre. Pensiamo a Romeo e Giulietta, la guerra di Troia. Insomma, quale altra follia ci viene data nella nostra vita se non questa? È necessaria perché è la spinta della nostra specie a essere sociali. Perché il fine dell'amore non è, come si diceva prima, solo la procreazione, cioè dare vita, è anche quello. E allora però non si spiegherebbe l'amore omosessuale, che è identico all'amore eterosessuale. Quindi c'è questa spinta a aggregarci, a cercare un altro che è un po' il nostro specchio, quella persona che mi darà intimità, sesso, sicurezza e protezione, no? Quindi la spinta dell'amore e dell'innamoramento è: due è meglio di uno, si sta meglio in compagnia e soprattutto, ce lo dice da sempre la nostra genetica, la nostra natura umana, che stare vicino a un altro o un'altra sarà la gioia più grande della mia vita. Quindi Quando si è questa innamorati, spinta sì, alla prego, prego. gioia. Che meraviglia. Quando a un certo punto ho letto, lei è una psichiatra, si occupava di disturbi ossessivi compulsivi e se ho letto bene, a un certo punto si è innamorata del filone di Ecco, ricerca dell'amore. Quando, che è una cosa bellissima, quando si è guardi, innamorata dell'amore. sono sempre innamorata dell'amore, intendiamoci, perché mi ha cambiato la vita scientifica, ma anche quella personale, un'esperienza bella che se Dio vuole può ritornare più volte, no? Questa è una bella notizia, non è che se siamo più maturi non ci si può innamorare, siamo sempre pronti, il cervello ci funziona sempre per innamorarci e rinnamorarci. Allora, ritorniamo a quel discorso della passione che io dico alle nuove generazioni, perché vale anche per me. Io a metà degli anni 90 mi interessavo di una patologia psichiatrica,
tra le altre, il disturbo ossessivo compulsivo. Forse perché sono un po' perfezionista, no? Voglio tutto in ordine. Cioè, ci deve essere qualcosa, un minimo specchio. E beh, un po' di perfezionismo sano, scusi, cominciare un libro e finirlo, insomma, bisogna essere un po' ossessivi, no? Specie quelli che non ci piacciono. E quindi cercavo un modello normale, nel senso, cercavo una condizione per poter studiare un marcatore biologico che è la serotonina, che sapevamo che nel disturbo ossessivo compulsivo è ridotto, cercavo un modello normale. Perché? Perché quando cerco un paziente lo voglio alla prima visita, che non abbia mai preso farmaci, per avere una misurazione vera del sistema della serotonina. Allora, devo dire, non l'ho scoperto io, in tutti i libri di psichiatria e psicologia c'è scritto che una modalità di pensiero che tutti noi abbiamo è l'idea prevalente, cioè che pensiamo sempre la stessa cosa, che ricorda molto l'idea dei pazienti che hanno un disturbo ossessivo, tipo come me che sono ossessionata dall'ordine, oppure l'idea di essere sporchi e ci si lava sempre le mani. Quindi l'idea prevalente, tipica, normale, è l'idea dell'innamorato. E allora devo dire, io ho avuto questa sorta di illuminazione, di come si è accesa una lampadina, ho detto, oh, quasi quasi, io voglio misurare la serotonina nei soggetti innamorati. E allora mi ricordo che scendevo le scale, torno indietro sulle scale, dico, lo vado a dire al mio direttore. Il mio direttore, che è una persona di livello superiore, dico sempre, ci lasciava liberi di esprimere noi stessi e le nostre idee. Torno su dalle scale perché scendevo. Dico, professore, ho avuto un'idea. Lui mi guarda, quando mi dici così ho già paura. Dico, sì, ho già paura. Dice, allora, dico, guarda, fa, se ti dico di no, la fai lo stesso perché te è il tuo lato positivo o anche il tuo negativo, che sei libera. Vuoi essere libera, vuoi sentirti. Quindi se ti dico no, la fai lo stesso, allora dai, facciamola. E quindi abbiamo misurato la serotonina nei soggetti innamorati. Ora, io ho fatto anche biochimica, però al laboratorio, cioè biologi, normalmente mandiamo i campioni numerati, ma non, i biologi sono in cieco, no? Come si dice in gergo Certo. scientifico, non sanno cosa stanno misurando. Quindi raccolgo Sì. questi soggetti, li mando, mi chiama il mio più stretto collaboratore, che è il dottor Baroni, e mi fa, Donatella, ma questi sono proprio pazzi, hanno più bassi livelli di serotonina, dei depressi. Io gli ho detto, guarda Stefano, sicuro è sbagliato, fai di nuovo le misurazioni. E ahimè, è vero, grazie, fortunatamente erano realmente così. Però, diciamo, siamo nel 1996, io questo studio l'ho sentito che mi avrebbe cambiato la vita. Allora ho detto, che faccio? Ma lasciamolo lì e ci penso. Poi riapro il cassetto, fammi scrivere il lavoro. Ho scritto il lavoro, ma l'ho mandato via solo nel 99, perché è come, non mi succede, perché sono grafomane, se lei ha visto il curriculum, scrivo tanto, ma era uno strano pudore, non so, di entrare in terreno. Quindi mando il lavoro e dico, non me lo pubblicheranno mai. E invece il Journal of Psychological Medicine mi scrive l'editor in chief una lettera a mano che io ho e mi dice, cara dottoressa Marazziti, cosa posso dire di fronte a questo lavoro? Solo una cosa, di avrei voluto farlo io. Complimenti. E me l'ha pubblicato in un mese. E lui mi ha detto, lei ha dato la prima persona che ha sottolineato un'alterazione biochimica negli innamorati, che era un signore anziano, un baronetto inglese, mi ha fatto molto piacere. E quindi, ma questo è già avvenuto, delle volte io ho delle idee e ormai quando ce l'ho le scrivo e poi di solito sono delle cose un po' particolari, come ora che sono tutta interessata al clima, ai legami tra Covid,
inquinamento e patologie mentali, insomma, siamo tutti collegati. Quindi da lì non mi sono più vergognata di niente. Però è cambiata la mia vita, è cambiata la mia vita perché poi sono venute tante TV, credo anche Argentina, a farmi un servizio proprio e mi sono occupata, io ero la più biologica dei colleghi qui, mi sono cominciata a interessare di emozioni e sentimenti e come ho detto prima, mi sono innamorata e sono ancora follemente innamorata dell'amore. Che Quindi una bella meraviglia! storia. Che Però ci meraviglia! vuole una concomitanza, nel senso se il mio direttore non avesse voluto, forse non l'avrei fatto, non lo so, perché poi sono anche abbastanza ligia, però ci vuole una concomitanza favorevole. Però se anche gli altri sentono la tua passione, poi li coinvolgi. Questo è anche importante, di non temere, dico sempre ai giovani, di dire le vostre idee, perché ce ne hanno tante, no? Ma sono sempre un po', devono anche crescere, maturare e non temere di dire. Magari hanno delle intuizioni brillanti che possono portare a degli sviluppi notevoli. Che meraviglia! Professoressa, allora, lei diceva è grafomane, tra le sue tantissime pubblicazioni, c'è un libro di pochi anni fa, La natura dell'amore, in cui, dicevo, ho sentito delle presentazioni, ha voluto un po' raccogliere, tutto quello che siamo arrivati a sapere dell'amore. Le posso fare una domanda al contrario, però, che è, quali sono... Non dico tutti, ma qualche grande malinteso o qualche, diciamo, qualcosa che crediamo dell'amore che invece poi è al contrario. C'è una logica intrinseca nell'amore che non so, credo tutto quello che è culturale è sbagliato perché cambia la cultura e quindi, per esempio, la gelosia. Ecco, la gelosia è sempre stata un sentimento di cui no, tu ce l'hai ma non ne devi parlare perché vuol dire che non sei moderno o moderna, che sei retrogrado, come dici, poi hai estremizzato un capitalismo del cuore, l'amore, no? L'ha creato la cultura occidentale, i trovatori in Francia, no? Però invece gli studi antropologici che volevano dimostrare il contrario, che l'amore non esiste nelle famose isole Samoa, in cui si sta bene nelle comuni, hanno alla fine dimostrato esattamente il contrario, che l'amore è presente in tutte le società e culture, è presente da quanto noi umani siamo capitati su questo pianeta, quindi fa parte della storia, fine poemi antichi si parla dell'innamoramento, dell'amore, delle tragedie dovute all'amore, diciamo, extra unione civile o religiosa, l'amore è sempre esistito. Lei Quindi prima questi diceva, malintesi li crea solo la cultura, li crea il nostro cervello superiore. non ha una spiegazione di sopravvivenza della specie, lo dico peggio perché non Anche. lo so dire bene, ma e quindi perché diciamo che senso ha che il nostro corpo si sottoponga appunto a questa follia, a questo stress? E perché la gente, se non c'è una vera ragione di sopravvivenza della specie, perché è una cosa così importante come Sì, mangiare? diciamo, la sopravvivenza della specie è legata strettamente ai geni, no? Che si devono riprodurre e va bene. E quindi lo fanno anche gli animali. Ma l'amore probabilmente nell'animale non c'è, c'è l'attaccamento, voglio dire, se ha un cane o un gatto lo vedi come è attaccata a lei, no? E quindi è normale. Però l'amore è anche tutta quella parte cognitiva fantastica, questo modo di pensare che probabilmente gli animali non hanno. Quindi la riproduzione, certo, è la parte più facile, più biologica, e c'è, ma l'amore non è, diciamo, ci vuole anche il sesso, anche la riproduzione se vuoi figli, ma non è solo, è solo una piccola parte. L'amore è la gioia di stare insieme. Il neonato si attacca alla mamma, sì, perché vuole bere il latte e nutrirsi, ma perché sente il calore della vicinanza, quindi è quest'altra spinta a legarci gli altri. Se, dico io, conoscessimo meglio l'amore, forse saremmo anche più buoni, un discorso molto semplice, no? Perché siamo fatti per stare insieme e mi permetto di aggiungere,
in questi tempi così difficili, almeno in Europa, in pace. E forse c'è un problema, perché le donne non sono al comando. Ora, nel suo paese, magari poche donne al comando e alcune sono troppo maschilizzate, eh? Ripropongono gli Assolutamente. schemi maschili. Quindi credo che più donne, più pensiero femminile in ogni settore potrebbe cambiare il mondo. Assolutamente. Quindi, in occasione della giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, abbiamo parlato con la professoressa Marazzini di amore, che è una delle materie di cui è innamorata, di scienza. Voi sapete che in Attualità Italiana vi presentiamo le eccellenze italiane e qua ne abbiamo una ospite. L'ultima domanda è mai stata in Argentina? No, voglio venire perché io amo il trekking, quindi mi piacerebbe molto vedere fare Argentina, Cile nelle varie. No, ma che stupida, certo che sono venuta al Congresso Mondiale di Psichiatria a Buenos Aires, però sempre di corsa è stato un grande errore. Quindi ho visitato solo Buenos Aires e sono andata poi in barca a vedere Il no, Tigre. tutte la foce, sì, Il bellissimo, Tigre. sì, molto interessante, però veramente mi dispiace di non essere andata nella Terra del Fuego, ma si può fare, voglio tornare, sì, solo per divertimento, molto interessante l'Argentina. Devo dire, c'è poi un modo di mangiare molto semplice che a me è piaciuto, carne, verdura, ottimo, buono, sì. In Bel primavera, mi paese. raccomando, venga in Sono primavera di andata più qua. volte, primavera vostra, collaboro con dei colleghi in Brasile, quindi forse sono stata 2 volte. Infatti il mio libro è stato tradotto in portoghese da 2 case editrici brasiliane. Ho Allora, fatto anche proprio il tour per presentare il libro. la natura dell'amore. Dell'amore. Sì. In spagnolo non c'è, ma le persone La che ci natura di credono, amor, si la natura farà, dell'amore, le chissà. persone che ci seguono sono italiane, Italiani. parlano perfettamente italiano e sono sempre in cerca di occasioni per leggere e parlare in italiano. Il libro si trova anche sulle piattaforme. Internet, sì, certo. Esatto. E oltretutto della professoressa, se volete ancora, adesso la liberiamo, però se volete ancora qualche assaggino della professoressa, è molto social, quindi la potete trovare anche, ci sono Certo. diverse lezioni sue su YouTube, quindi potete continuare ad Divertirvi, ascoltarla. spero. Joy. Grazie infinite. Grazie, Congratulazioni come scienziata, quindi grazie, la ringraziamo come scienziata e come scrittrice innamorata dell'amore. arrivederci, e del Sud America, e spero di fare questo trekking, eh? Arrivederci. L'aspettiamo, arrivederci. Arrivederci.